Un incontro di eccellenza, insieme ad altri appuntamenti, chiude la kermesse di Panorama d'Italia a Verbania. Un incontro di eccellenza ha l'ambizione di mettere intorno a un tavolo le energie migliori, o comunque tra le migliori di un territorio, che possono dialogare, che possono raccontare la loro esperienza, che possono essere di stimolo da una parte a chi deve far succedere le cose, cioè la politica, dall'altro di sprone a chi intende fare impresa. Per questo oggi è una giornata bellissima per chiudere il nostro tour di Verbania per Panorama d'Italia. Quanto è difficile questa operazione di recupero di patrimonio, a volte anche artistico, e restituzione, cioè quanto ti aiuta la pubblica amministrazione, la politica in senso, la burocrazia, e quante difficoltà hai, se ce le hai? Prego. La mia esperienza è che anche queste sono fatte di uomini, ci sono persone con le quali si può parlare e con le quali si può decidere, ci sono persone che diciamo che fanno perdere tantissimo tempo. Noi avevamo, prima della crisi purtroppo devo dire, avevamo 250 dipendenti, oggi siamo poco più di 200, però dobbiamo dar da mangiare a 200 famiglie, dobbiamo mantenere viva questa realtà. A Matera, piuttosto che a Napoli, piuttosto che a Ferentino, ti dicono Verbania, ma dov'è? Sul lago di Como? No, sul lago Maggiore. C'è proprio la percezione che ho avuto io è che Verbania, fuori dal territorio della propria provincia, tra l'altro ex provincia di Novara, perché abbiamo avuto anche questo, perché molti ci ricordano ancora adesso come provincia di Novara, non venga per niente conosciuta. Manca sicuramente un marchio unico, manca una comunicazione unica, manca una comunicazione appunto diretta a chi oggi è abituato, intendo i turisti, a cliccare e scegliere la propria località nel giro di minuti. La prima cosa su cui stiamo lavorando è l'aggancio offerto dal prossimo Expo. Abbiamo fatto un accordo con il Comune di Milano per avere uno spazio a Milano prima e durante lo svolgimento di Expo, in cui svolgere con cadenza regolare delle iniziative di presentazione del nostro territorio. Voi andate in Cina, dite Istituto Italiano di Idrobiologia in italiano, e il cinese risponde: ah sì, lo conosco, ci sono stato. E ci vengo. E questo è vero, è assolutamente vero. Non è un merito nostro, è un merito che ci viene da lontano, perché la fondazione di un istituto italiano di idrobiologia, oggi si chiama Istituto per lo studio degli ecosistemi, dunque abbiamo lo stesso approccio di studio che è quello ecosistemico, applicato non solo agli ambienti acquatici ma anche ad ambienti terrestri. Cosa deve fare un amministratore? Io non sono di origine politica, quindi non dico un politico perché non so neanche cosa voglia dire, non l'ho ancora capito. Non si è perso niente. Vabbè. Che cosa dobbiamo fare noi amministratori? Dobbiamo dare indirizzi e dare regie e decidere, farci dei nemici, dire te sì, tu no. Bon, fine, questo è il nostro mestiere, stare 5 anni, farci una bella dose di nemici, poi dopodiché... Si chiama assunzione di responsabilità. Dopodiché tornare alla nostra vita privata felici. Io sono Gianluca, sono fortunato perché ho una moglie e un figlio ed è una cosa normale probabilmente. Da quando mi occupo della fondazione spesso vado a vedere i progetti che sosteniamo. E questa normalità non è così normale, no? E quindi mi piace condividerlo con tutte le persone che incontro, perché spesso incontro persone con quella scontata fortuna di cui parlo io.